oggi un nuovo video. Questo è finalmente l'appuntamento con il declutter. Ebbene sì, oggi andiamo a declutterare, a scegliere quali prodotti tenere, buttare o regalare nel mio terzo cassetto. Comunque, prima di lasciarvi a quel video, vorrei farvi una domanda: come sto con questi capelli? È ovviamente una parrucca, perché una persona normale non ha tutta questa bellissima chioma, magari. Però siccome un sito mi ha chiesto: ti interessa una parrucca? Si avvicina Halloween, ho unito le due cose, ho detto ok, prendiamola. Però ho visto che sono anche due colori che vanno molto per l'autunno-inverno 2018-2019, ossia il nero shadow shadow con dei colori pazzi, tra cui il rosso. È proprio il rosso in generale, è tornato di moda, quindi siccome mi ha sempre intrigato, ho detto vabbè, optiamo per questa parrucca. Loro mi hanno lasciato anche un codice sconto, se vi interessa prenderla io vi lascio tutto come sempre sia in sovraimpressione che giù nell'info box. Fatemi sapere cosa ne pensate attraverso un commentino, insomma, se non vi dispiace. E niente, io vi lascio al video e ci vediamo alla fine per decidere se sono stata brava oppure no. Ci addentriamo nella disperazione, nel disagio, posto che ho regalato già una sessantina di blush e ho ottenuto quelli che più volevo. Non saprò in questo decluttering veramente cosa fare. Comunque, per praticità, penso che tirerò fuori il cassetto e l'appoggio sulla postazione. Ok, li ho appoggiati qui sul tavolino, così magari riusciamo a vederli meglio. Allora, il primo che capita sott'occhio, perché è il più grande, è questo blush qua. Guardate, tipo un po' effetto gioiello al suo specchio, e volendo può essere anche un caricatore, come potete vedere. È fighissimo questa cosa, me l'aveva mandata un sito. L'unica cosa è che io mi scordo sempre di ricaricarlo e quindi questo lo vado a regalare. Guardate, poi sopra anche un altro specchietto, e volendo si può mettere anche una spugnetta, un pennellino. Comunque è di I'm Up, mi era stato mandato ed è carinissimo, è molto innovativo come prodotto. L'unica cosa è che io non l'ho utilizzato, quindi preferisco regalarlo, anche perché sono pieno di blush. Lo utilizzavo per questa cosa, ma tanto mi dimentico sempre di ricaricarlo, perché lo tengo nei blush e non è che mi viene in mente oh, le c'hai un blush caricatore, quindi è comodo se una ha la testa giusta, quindi non la mia. Poi, allora, vabbè, c'è questo che è recente, della collezione di Patrick Star. Questo è bellissimo, è un duo, quindi potete utilizzarlo sia singolarmente che appunto ricreando un colore univoco. Bellissimo, comunque molto delicato, malva, mi piace un sacco, ha uno specchio e poi vabbè, il packaging è meraviglioso. Questo ovviamente lo tengo, così come tengo tutti i miei blushini di The Balm, perché questi sono dei blush davvero bellissimi, a lunghissima tenuta. Sono in cartone, come vedete hanno lo specchio. La cosa figa di questi è che potete anche utilizzarli in questo modo poggiati. Allora, questo è il Down Boy ed è un colorino rosato, questo è quello che più ho utilizzato, insieme a Lot Mama di The Balm, che questo è il mio blush preferito per l'estate, perché è molto 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 luminoso, è tipo un colore pescato con tutti dei riflessi oro, è molto molto figo questo, è molto bello. Poi abbiamo il Cabana Boy, che è quello che ho utilizzato un po' di meno perché è molto più scuretto, quindi ne serve davvero poco. Poi questi blush sono comunque tutti molto pigmentati, vedete? Cioè il colore che vedete nella cialda è quello che poi vi troverete sulle guance, quindi questo dovete utilizzarlo con parsimonia. E poi ho l'ultimo, l'Istain, che guardate poi i packaging, cioè a me non lo so, piacciono tantissimo. E questo è un blush che lo chiamano Spring, perché è ideale per la primavera, ma io lo utilizzo un po' tutto l'anno, mi piace anche l'inverno perché ha una punta di malva bellissima, e questo è quello tra i blush che mi dura di più in assoluto di The Balm, cioè questo è proprio a lunghissima tenuta. Ok, vi ho mentito, ho trovato anche il Frat Boy, che infatti mi sembrava che ce n'era un altro, però che questo invece è un blushino più per tutti i giorni, ha una punta di pescato all'interno, è molto carino, e anche questo l'ho utilizzato tanto. Ovviamente anche questo lo tengo perché in assoluto, insieme ai blush di MAC, sono proprio quelli sui quali posso fare affidamento se voglio che il blush mi duri 24 ore. Vabbè, 24 è esagerato, però molto spesso ci sono dei blush che li metto e dopo 2 ore neanche non ci sono più.
Poi ho un blush di MAC, questo qua è il Love Thing, che fa parte dei Mineral Eyes. Come vedete purtroppo mi si è tipo spaccato, comunque questo lo tengo, è bellissimo. Anche questo dovete fare attenzione perché è molto pigmentato, però comunque è davvero bello. E questo me lo metto nel progetto smaltimento, così almeno lo termino. Sempre di MAC, però della linea Mineral Eyes, cioè questo un po' di blush che è stupendo, eccolo qua, è tipo un malva con all'interno tutti i riflessi, perché praticamente questo ha delle perle tipo di Soft and Gentle che lo rendono davvero molto luminoso. Poi è un po' melange, cioè è veramente stupendo, e questo anche lo voglio mettere nel progetto perché almeno lo uso, visto che ce l'ho da un po', è vecchietto, e quindi preferisco utilizzarlo piuttosto che regalarlo, perché non si sa mai, insomma. Poi al massimo io posso buttarlo, mentre magari ci stanno persone che non sanno che comunque i prodotti scadono, poi regalargli insomma un prodotto che sta per scadere, se poi gli fa qualche problema, insomma, non mi sembra il caso. Sempre di MAC ho un altro blush Mineral Eyes, questo è stupendo, si chiama Gentle, e al contrario degli altri, vedete che hanno una bombatura, questo si sta quasi piallando ed è un colore rosato, rosato con tutte queste pagliuzze luminose, è davvero splendido. A me i Mineral Eyes di MAC piacciono tantissimo. Anche questo è vecchietto perché è uno dei miei primi blush di MAC, quindi anche questo me lo voglio mettere nel progetto. E poi ho quest'altro sempre di MAC, che invece è più recente, si chiama Plum Flowery, che è praticamente un colore, appunto, come dice la parola, plum. Questo è bellissimo, fa parte degli Sherton Shimmer Blush, quindi vuol dire che non ha tantissima pigmentazione una volta che lo andate a stendere, vedete, non è che è così una bomba. Gli Sherton sono molto più trasparentini, vedete, rispetto ai Mineral Eyes, così è più trasparentino, e shimmer perché ha delle pagliuzze, in questo caso tipo un po' oro, che rendono comunque il blush luminoso. Questo è più recente, quindi posso tranquillamente tenerlo nella postazione senza dovermi preoccupare di finirlo. Visto che ho pescato praticamente solo blush di MAC, vi tiro fuori tutti quelli che ho, così insomma li vediamo insieme. Allora, c'è questo di una limited edition, questo fa parte degli extra di e si chiama Auto Erotic, è molto vecchio anche questo, è molto carino, è diciamo un colore un po' aranciato, molto bello, salmone così. Questi li hanno messi anche, mi pare, in gamma permanente, questi qua dell'Extra Dimension, però non vorrei dire cavolate. Comunque questo lo voglio portare a termine, quindi me lo metto assolutamente anche qui nel progetto smaltimento, insomma nei prodotti che voglio sostituire una volta che termino qualcosa. Poi c'è questo che si chiama New Romance e fa parte dei sempre Mineral Eyes, solamente nel nuovo packaging, perché adesso il packaging di vendita è così, prima era così. A me sinceramente piaceva un po' più l'altro, boh, non lo so, questo lo trovo un po' più plasticoso. E questo mi piace tanto perché è un blushino per tutti i giorni, senza troppe pretese, vedete? Cioè è chiaro, si può utilizzare benissimo, soprattutto quando calco occhi e labbra. E questo ovviamente lo tengo. Poi abbiamo Blizzy, che fa parte sempre degli Sherton, quindi non è molto pigmentato, no? Vedete la differenza? E anche questo è shimmer, quindi ha tutte pagliuzze. È molto simile a questo qua, ragazze, lo so, me ne rendo conto. Però questo ha, diciamo, più cangianze sul viola, questo è più oro. La differenza è poca, cioè chi ovviamente non se ne intende lì scambierebbe tranquillamente l'uno per l'altro, però io la noto la differenza, mi piacciono entrambi e ovviamente cioè, li tengo. Ma MAC, raga, tengo tutto, perché ho fatto molti sacrifici per poterli comprare, quindi cioè, non riesco proprio a darli via. Poi ho questo che è Melba, che fa parte della linea classica di Powder Blush, questo è molto pigmentato, è opaco, vedete? Molto bello questo per tutti i giorni, è uno dei più famosi di MAC comunque, se vi interessa. Uno di quelli che se non ce l'hai non sei nessuno praticamente. Poi ho questo di una vecchia collezione di Sharon e Ozzy Osbourne, che è bellissimo, cioè è proprio bello bello. E questo vabbè lo tengo anche per collezionismo, perché ha il packaging diverso, limited edition, non si trova più. Poi ho Mocha, che fa parte sempre dei Powder Blush, e questo è opaco ed è un colore tipo malva, tranquillo. Ultimi due. Allora, c'è questo che è il più utilizzato di tutti i Powder Blush,
che si chiama Pink Swan, proprio una conca che io sento col dito, ed è un rosa abbastanza tipo fluo, molto carino. Lo swatcho sul dito perché qua sono bagnata, poi non rende, è opaco. E questo lo voglio mettere da smaltire perché comunque avendo tipo una conca spero di bucarlo. E poi ho quest'altro che si chiama Feeling ed è sempre dei Powder Blush, anche questo ha una bella conca ed è più scuro. E questo mi pare che non c'è più da MAC, quindi questo ovviamente lo tengo. E quindi questo lo posso rimettere via. Andiamo avanti, prendo questo blushino qui che è appunto il California di Benefit. Il packaging, vabbè, è stupendo, è in cartone, una volta aperto ha il suo specchio e sotto c'è il prodotto. Di solito all'interno danno anche il pennellino, ma io li levo sempre perché per me sono scomodi. California è bellissimo, è tipo un pesca con tutti questi riflessi oro, super super bello per l'estate. Io avevo anche la mini size e praticamente ho regalato la mini size e mi sono tenuta questo che appunto invece mi ha mandato Benefit. La mini taglia appunto l'ho regalata perché è inutile avere due blush identici, quindi questo ovviamente lo tengo. Ok, ho trovato un altro blush sempre di una limited di MAC ed è il Betty, guardate che carino. Questo è molto molto naturale e poi lo tengo ovviamente perché è una limited. Io ho anche l'altro che però in questo momento l'ho data a mia sorella perché le piaceva e comunque questo lo tengo. Ho paura che terrò tutto, ragazze. Poi ho di Hourglass questo, che è uno di quei blush davvero molto costosi. È bellissimo, ha una texture incredibile, ragazze, però secondo me è davvero troppo costoso per quello che è, cioè costa tipo 40 euro questo blush, quando alla fine da MAC con 20-30 ve la cavate. E, è bellissimo, ripeto, però cioè, non lo so, secondo me si paga molto più il brand. Ed è il Luminous Flush la colorazione e vabbè, la tengo perché anche questo comunque ho fatto abbastanza sacrifici per potermelo prendere. Poi ho questo che è di Too Faced ed è l'unico blushino a cuore che ho e questo vabbè lo tengo perché è bellissimo, è uno dei miei preferiti in assoluto di blush. Questo è a lunga tenuta. Questo è lo swatch, Too Faced l'ha levati dal commercio, infatti quest'estate sono andati ai saldi da Sephora. Questa è la colorazione Love & Gover, che secondo me è la più carina e spero siate riuscite ad accaparrarveli perché sono veramente meritevoli. Poi ho l'unico blush che mi è rimasto con una sorta di consistenza in mousse barra cremosa, che è di Yves Saint Laurent ed è un colore rosato. Io penso che questo lo vado a regalare perché io non amo questo genere di blush. Questo mi era stato regalato da una ragazza, però appunto non, cioè l'ho utilizzato ma proprio un paio di volte, quindi preferisco regalarlo. Poi ho un blush recente di Milani, che questi sono davvero bellissimi, lo stavo per scalfire. Sono bellissimi perché hanno la rosa, poi in particolare questo colore vedete è proprio naturale, quindi ne serve poco e va bene, cioè ne serve tanto e va bene per tutti i giorni, ed è l'11 Blossom Tile Rose. Questo è carino e lo tengo. Poi ho questo blush di Diego Dalla Palma, io ne avevo altri due, quei due li avevo già regalati, adesso vado a regalare anche il terzo, ma non perché non mi piace, per carità, solamente che con tutti quelli che ho, cioè, qualcosa dovrò pur dar via, ed è un colore comunque abbastanza portabile per tutti, è un colorino pescato che sicuramente, insomma, chi lo riceverà sarà contento, ed è il 74. Poi di Wycon ho questo qui che era di una limited, guardate quanto è bello, cioè questo è veramente bellissimo. Ancora non sono riuscita ad utilizzarlo perché non voglio rovinare la trama. Comunque il colore è proprio nelle mie corde perché è un malva rosato molto bello. Poi ho uno di Clarins che è tipo tutto specchiato, quindi non vorrei accecarvi, ed è un colore biscotto. Io per questo colore c'ero andata in fissa per un periodo, infatti lo utilizzavo questo qua di Clarins tutti i giorni, tant'è che me lo sono dovuto nascondere per smettere di utilizzarlo perché non mandavo avanti gli altri blush. E questo è il numero 7, che avevo trovato tra l'altro sul sito di Sephora in sconto, quindi
Sono stata veramente felice di averlo acquistato e ovviamente lo tengo. Poi raga, spuntano blush di MAC come se non ci fosse un domani. Si vede che erano tra tutti i miei preferiti in un periodo, sono ancora però non come prima, che veramente mettevo da parte i soldini per poterli avere. Me ne regalavo tipo uno al mese. E questo si chiama Super Continental ed è un colore proprio tipo pescato chiaro, molto 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 carino. Di Marc Jacobs ho questo blush che è stupendo. Questo costa una sassata, ragazze, quindi ovviamente lo tengo, ma è proprio uno di quei colori bellissimi se siete tanto tanto chiare, perché anche se sembra inutile, swatchato, vi assicuro che sulle guance è bellissimo. Ci sono, mi sembra, 4 o 5 tonalità di questo blush ed è veramente stupendo. Io questo me lo sono regalato dopo tanto, perché appunto l'avevo provato in negozio e veramente me ne sono innamorata. E poi blush di Marc Jacobs hanno una tenuta eccezionale. E poi ne ho altri due che sono piccoli, infatti questi venivano di meno, però sono proprio così, sono tipo cotti, vedete? E anche questi sono bellissimi, però questi, se non erro, sono usciti dal commercio. Io li ho presi ai saldi e li ho pagati la metà, da 30 stavano a 15 euro, quindi ne ho approfittato e sono due colori molto carini, molto belli, e soprattutto la cosa che mi piace è che non hanno una pigmentazione eccelsa, soprattutto questo, quindi se ne devo usare tanto e non si rischia di fare l'effetto Heidi e soprattutto si può portare a termine. Questi qua sono il 204 e il 214, quello più scuro. Di Too Faced ho questo qua stile animalier, che anche questo visto così non è per nulla carino, ma sulle guance mi piace molto. E questo è appunto il blush pink leopard. Non so se Too Faced lo fa ancora, però se lo fa dategli un occhio. Di Mulac ho questi due blush, soprattutto per questo c'ero andata in fissa, perché è proprio un colore bellissimo, è opaco, molto pigmentato e molto molto carino, mentre quest'altro, che è il Be Bold, l'ho utilizzato però di meno, però essendo molto recenti, perché è un fucsione molto scuro, li tengo. E poi i packaging comunque mi interessano, perché avendo solo palette di blush di Mulac, quando appunto terminerò questi due voglio inserire gli altri. E questo più chiaro si chiama Of Course. Of Course vi consiglio di averlo, perché se vi manca un blush per l'uso quotidiano opaco, questo è bellissimo. Poi di Chanel ho questo blush qua, che è bellissimo, che me l'ha fatto come regalo una ragazza che io seguo, che fa video su YouTube, che si chiama Manuela Rodriguez, che ha fatto anche una scuola di trucco, insomma, per varie città d'Italia, e io l'ho adorata. Poi un altro che mi è stato regalato invece da Giulia Cova è questo di Dior. Questo è rosino, tranquillo per tutti i giorni. Io non ho né blush di Chanel né di Dior, e quindi questi due li tengo anche per dire sì, ho qualcosa di quei brand, e poi perché ovviamente hanno anche un valore affettivo. Poi ho questi due blush di Urban Decay. Io ho solo blush specchiati, mi sto rendendo conto. E il primo è questo, che è Fetish ed è il mio preferito. Poi ha questa griglia, mamma mia, io lo adoro questo. È proprio opaco per tutti i giorni, veramente è il classico colore di blush, secondo me, che tutte dovremmo avere. E invece ho la versione, diciamo, un po' più estiva, che è la Score, che invece è pescata. Vedete, io adoro i blush pescati l'estate, invece quelli rosati l'inverno. E questi ovviamente li tengo perché sono tra i miei blush preferiti. Praticamente c'è MAC, Urban Decay, The Balm e Too Faced, proprio come tenuta e come tutto, come rapporto anche qualità e prezzo, perché si costano, però non sono eccessivi tipo un Dior o uno Chanel, però hanno la qualità uguale se non migliore. Altro blushino che tengo è questo qua della Pretty by Flormar, che è appunto un blush bellissimo che avete visto nei preferiti. È un baked che ha tutti questi riflessi, vedete, tipo un po' argento, non lo so che cosa sembra, ma è stupendo sulle guance e non vi serve neanche l'illuminante, e questo lo tengo. Così come tengo questo di Milani, che è davvero stupendo, perché anche questo è cotto e ha tutte queste cangianze. Io, ragazzi, amo i blush cotti, cioè c'è poco da fare, sono i miei preferiti in assoluto, vedete le cangianze. E questo è Rose d'Oro. E sempre di Milani ho quest'altro che metto nel progetto, cioè come sostituzione di qualche blush che termino, perché purtroppo mi è caduto e si è rotto, e guardate quant'era bello, un pescato con tutti i riflessi oro. Assomiglia un po' a quello di Pretty by Flormar. E questa è Corallina, quindi questo lo metto da un'altra parte.
Poi ho questo blush di Unlimited di Kiko, molto carino, molto per tutti i giorni, anche se questo, come molti che vi ho fatto vedere, non rende tanto da swatchato, ma sulle guance è molto carino, e è soprattutto per pelli molto chiare. Comunque è Unlimited e non si trova più, può essere utilizzato anche come illuminante, ad esempio lo uso l'estate quando sono abbronzata. È il 01 Lively Coral, e questo lo vado però a regalare perché sono piena di blush, quindi non sto regalando nulla e qualcosa dovrò pur regalare, no? Poi di Labo Cosmetics, che è un brand da farmacia molto bello, vado a regalare quest'altro blush che è molto simile al primo che vi ho mostrato di MAC. È duo, quindi potete giocare voi con i colori, potete mettere sia questo, sia miscelarli, io li adoro miscelati. E comunque questi blush io solitamente li porto nei viaggi perché appunto hanno due tonalità in una, quindi mi permettono ogni giorno di avere un blush diverso. E questo però lo regalo perché, avendo quello di MAC, questo è praticamente identico. Un blush che vale tantissimo secondo me è questo della Wycon, perché costa poco ma è molto simile anche di texture a quelli MAC, e vi consiglio di provarli perché hanno anche una buona tenuta. Questo in particolare è il numero 201 ed è un colore rosato, vedete, naturale per tutti i giorni. Questo è proprio un blush passepartout. Poi ho le barrette di cioccolata di Kiko, che sono limited edition. Allora, ho questa che è quella tipo cioccolata bianca, poi ho quest'altra che è tipo cioccolata al latte, lo appoggio un secondo, e poi ho questo che è più scuro ed è tipo cioccolata fondente. Allora, ne hanno fatti 4, io me ne sono presi 3, ma come vedete questi due sono molto simili, cambiano di poco, nel senso questo è più rosato, mentre questo è un po' più malva, mentre questi due sono molto simili, quindi questo lo regalo perché è più nuovo, questo che è più utilizzato me lo tengo, e tengo anche il cioccolato al latte perché è proprio diverso da tutti e due, quindi non c'entra nulla. Poi vado a regalare questo blushino di Sleek, che è uno di quei blush molto pigmentati, vedete, eccolo qua, è molto bello, anche questo assomiglia a uno di MAC, al Breezy, solo che Breezy non è tanto pigmentato, mentre questo sì, quindi è un po' difficile da applicare. Quelli di Sleek comunque sono buonissimi, io ne avevo altri 3 e anche quelli li ho regalati perché col fatto che me ne mandano, insomma, li sto sempre a cambiare, però questo merita tantissimo, quindi questo lo vado a regalare. Di Kiko, di una vecchia collezione, ho questo che è bellissimo, solo che anche qui non riesco a sfruttarlo, quindi vedrò se magari qualche mia amica lo vuole. Uno sempre molto naturale è di Mesauda, io anche di Mesauda adoro i loro blush, sono tutti molto pigmentati ma poi sono opachi, quindi vanno benissimo per l'uso quotidiano. Gli altri li ho già regalati e ora vado a regalare anche questo perché comunque con tutti quelli che ho, non mi ripeto, è inutile avere 30 doppioni. Invece tengo tutti i miei ombre blush di NYX. Allora, questo è molto pigmentato, è bellissimo, però ancora non riesco a separarmene, nonostante sia quello che utilizzo di meno. Quello che utilizzo di più è questo ombre blush qua, che è il numero 4, quest'altro, il primo, è il numero 8, e molto spesso questi vanno in sconto. E l'ultimo che ho è quest'altro, che è il pescato, che utilizzo più l'estate, è molto bello, e questo è il numero 2. Di una limited di Kiko c'era questo blushino qua, che è molto bello, e come vedete l'ho utilizzato davvero tantissimo, questo mi piace e lo tengo, però lo voglio mettere nei prodotti da smaltire. Uno che invece vado a buttare, ed è l'unico blush, è questo qua, che è vecchissimo di Kiko, perché innanzitutto non si riesce a pulire, cioè si è tipo scollato, non lo so, appiccicoso, orribile. È il 108, il colore mi piaceva, solamente che è talmente vecchio che non mi sento di regalarlo e io non riesco a smaltirlo, quindi cioè sono 3 volte che faccio video decluttering e 3 volte che dico lo smaltisco ed è sempre identico, non l'ho mai utilizzato, quindi questo lo butto. Poi ho delle limited edition, questa di Collistar che è tipo il blush intreccio effetto seta, e ho queste due colorazioni. La mia preferita è questa sicuramente, perché è tipo dorata, molto carina, e sono per pelli chiare, e di questi uno dei due lo metto da smaltire. E poi ho di Kiko questo che è stupendo, che assomiglia tantissimo a Petal Power di MAC, che io ho terminato, quindi adesso sicuramente metterò in uso lui, ed è stupendo, è proprio secondo me identico, purtroppo però è di Kiko, di una limited, e aveva tutto questo riflesso
verso stellato, molto bello, e sempre di una limited di Kiko c'è questo che mi è stato regalato, quindi questo lo tengo per un valore affettivo, ma poi è bellissimo perché anche questo è un duo che potete optare per due diverse tonalità, quindi comodo per i viaggi. E poi ho di Clinique questo blushino rosato, che questo vorrei regalarlo, ma anche questo ha un valore affettivo, quindi per il momento lo tengo, magari nel prossimo decluttering lo regalo. E l'ultimo blush è di Wycon ed è stupendo, questo è proprio bello per essere bello. Eccolo qua, e questa sono un po' indecisa, quindi ora metto un attimo a posto i blush, vedo quanti ne ho ottenuti, quanti ne ho regalati, e in caso questo lo aggiungo da regalare. Ok ragazzi, come vedete sono entrati tutti, ci stanno anche dei vari spazi per magari dei blushini che ho da provare e che quindi poi li inserirò nel cassetto, e dopo li vado a dividere per colore. Ad esempio voglio mettere qua i rosati, qua i pescati, qua i shimmer, insomma, e qua tenere questi che sono quelli che voglio assolutamente smaltire. Quindi una volta che magari termino un blush del progetto li vado a pescare da qua, e invece questi poi sono quelli di MAC che ho lasciato sistemati qua. Ed ora passiamo a fare un breve recap. Questo è l'unico che vado a buttare, che è vecchissimo, di Kiko, cioè di quando è nata Kiko, quindi 18 anni fa. Poi da smaltire proprio, che ho prelevato da qua, il primo è questo, perché è l'unico, diciamo, più facile secondo me, col fatto che ne manca metà. E per quanto riguarda quelli che vado a regalare sono, allora, questo di Wycon, di Sleek, e siamo a 2, Mesauda 3, questi qui di Kiko andiamo a 5, poi c'è quest'altro sempre di Kiko 6, Labo 7, Diego Dalla Palma 8, quest'altro 9 ed infine quello di Yves Saint Laurent 10. Quindi devo dire che sono stata abbastanza brava, perché comunque io, se vedete, ho tenuto tutti i blush che più o meno uso o che hanno un particolare significato. Ad esempio tutte le limited che avevo di Kiko, Catrice, che c'ero in fissa, l'ho tutte regalate. Poi avevo i nuovi blush di Kiko, quelli in gamma permanente, anche quelli l'ho regalati, quelli di Mesauda l'ho regalati, quelli di Benefit che mi hanno inviato li ho regalati. Insomma, ho regalato davvero tanti blush, è vero che ne ho molti, ma se voi considerate che io partivo da una collezione di quasi 200 blush, quindi, cioè, se guardate qua non arrivano neanche a 100. Ok, li ho contati e sono per esattezza 51, poi vabbè, ci sarà qualche blush del progetto, ok, ho in tutto penso una settantina di blush, quindi devo dire che piano piano sto tornando ad avere un quantitativo normale, diciamo, anche se 70 non si può parlare di normale, però se voi capite che appunto in ogni collezione c'è qualcuno che mi manda un blush, è anche difficile avere una quantità normale di 2-3 blush. Eccomi! Allora ragazzi, secondo voi sono stata brava oppure no, ragazze e ragazzi? Fatemelo sapere attraverso questo sondaggio, dove se sono stata brava lasciate un like, altrimenti sì, ma potevo fare di meglio, e no, se non vi è piaciuto come ho operato per il decluttering. Ovviamente io ogni volta, ogni anno ci provo e ci riprovo, cerco di dare via sempre più cose, quindi è normale che di alcune cose che me ne mandano di più o ne compro di più posso dare tanto, e di altre categorie un po' meno, altre che magari sono la mia fissa ancora di meno, però ci provo sempre a dare, ecco, qualcosa e a far felice qualche mia amica. Detto questo, io vi rinnovo l'invito a lasciare un like e a scrivere se sto bene o no con questo colore rosso molto all'Arial. Vi mando un bacio e vi ringrazio per aver visto questo video. Ciao!